Colazione da bomber, ma bomber vero. Tiramisù, porridge. Vediamo gli ingredienti. La base è lo yogurt, quindi la nostra fonte proteica. Va bene di qualsiasi tipo, che sia classico o vegetale. Per fare un porridge ovviamente ci vuole l'avena, in questo caso fiocchi di avena, quelli piccoli, proprio perfetti per il porridge. Caffè nel mio caso solubile perché si monta meglio con il latte vegetale e del cacao per andare a completare. Fave di cacao che servono per dare la parte croccante. Se non avete le fave di cacao o della frutta secca, oppure secondo me è perfetto del cioccolato a scaglie, mi raccomando fondente, almeno 80%. Del latte vegetale, quello di soia è quello che monta meglio, altrimenti dovete utilizzare il latte classico. Per la ricetta, diciamo, viene meglio se utilizzate un cappuccinatore, io in questo caso, di questo tipo, va bene anche il pennino che mettete nel latte o qualsiasi altro modo per montare il latte. Se non ce l'avete, non succede nulla, viene lo stesso, sarà semplicemente un pochino meno cremoso. Io generalmente lo preparo la sera per la mattina dopo, così mi alzo che la colazione è già perfettamente pronta. Ci vuole circa un 20 minuti, mezz'oretta per far sì che l'avena si vada a immorbidire. Più lo lasciate lì, più buono viene, anche perché in frigo andrà proprio a prendere quella compattezza molto più simile a un classico tiramisù. Versi in una ciotola lo yogurt greco o di soia. Aggiungi l'avena, quella da porridge, quindi molto sottile, e mescola bene. Versa il latte vegetale, io quello di soia, nel cappuccinatore e attivalo. Va bene sia a caldo che a freddo per montare il latte. Aggiungi ora, proprio mentre sta andando, il caffè istantaneo, un cucchiaio e mezzo, diciamo, e fai montare per bene. Aggiungi ora il latte montato, quello di soia, al mix yogurt, fiocchi di avena e mescola bene. Aggiungi poco latte per volta, mi raccomando, così verrà ancora più spumoso. Non so voi, ma io adoro questa schiuma di latte. Io per dolcificare ho utilizzato la stevia in gocce, ma va bene qualsiasi tipo di dolcificante, miele, agave, acero, eritritolo, quello che vuoi. Cominciamo ora a comporre il tiramisù, sul fondo appunto lo yogurt. Aggiungiamo delle fave di cacao che danno la parte croccante, che adoro, ma va bene anche del cioccolato fondente. Altro yogurt sopra. Ancora delle altre fave di cacao che sono fantastiche. E ancora un altro strato, il terzo di yogurt. Ricopriamo bene il tutto e del cacao amaro. Il tiramisù porridge è pronto, io l'ho fatto la sera prima per il giorno dopo, adesso non ci resta che gustarlo. Buona colazione!